Bentornati per il venerdì di A Tutto Gol. Un punto scarso quello contro il Lecce, la Fiorentina purtroppo in una situazione un po' particolare e anche difficile. Domani alle ore 20:45 allo Stadio Franchi, quasi sold out, ci sarà una sfida importante per, speriamo, prendere dei punti contro l'Inter. Ne parleremo questa sera con Riccardo Galli, La Nazione. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Sonia Nichini, La Signora in Viola. Buonasera, bentrovati. Gabriele Mastropietro, il nostro tifoso VIP. Buonasera, no, troppo. Buonasera a tutti. E fotografo. E fotografo. Io ho già fatto la mia trasmissione. Non troppo bravo, come fotografo. Sandro Bennucci, Firenze Post. Buonasera a tutti. E Giulio Falcià in co-conduzione per tutte le informazioni e anche i vostri messaggi. Ciao Greta, buonasera, buonasera a tutti. Allora, oggi niente conferenza per Vincenzo Italiano. Scelta della società, cosa ne pensate? Facciamo un giro dello studio. No, una delusione. Io, vabbè, alla vigilia, tra l'altro, poi di una partita importante come Fiorentina-Inter. Quindi, peccato. Occasione persa, occasione importante che poi Sandro illustrerà meglio nei dettagli perché. Siamo delusi da questo, peccato, ripeto, perché poi c'è Fiorentina-Inter e non è un bel presentarsi a questa partita. Sonia, senza parole? No, cioè a me mi potrebbe fregare anche zero forse di sentirmi dire ci siamo impegnati, ci siamo preparati, però giocare due partite alla settimana è difficile, i ragazzi danno tutto, non siamo però cinici, dobbiamo segnare di più. Tutta questa serie di ovvietà che ci vengono spalmate nelle conferenze stampa negli ultimi tempi potrei anche fare a meno di sentirle. Mi darebbe fastidio se fosse una ripicca, cioè se andasse sul trend della permalosità che sta contagiando tutti i settori della Fiorentina. Questo mi darebbe un po' fastidio perché non ho capito che cosa si sentano in dovere di fare di ripicca, a che cosa, a qualche mugugno, a due fischi, cioè mi sembra che questa gente non sappia manco cosa vuol dire contestazione, non sanno neanche cosa vuol dire. E se fanno questo a ripicca, se poi lo fanno perché non hanno voglia, lo fanno per scaramanzia, vabbè, vediamo, ci riesce a vincere una partita, proviamo con le scaramanzie, come quando io dico il pareggio scaramantico, no? Vediamo se porta bene. Se fosse per ripicca lo troverei decisamente imbarazzante, di un livello veramente, veramente ridicolo. Gabriele, da tifoso. Io, ecco, guarda, da tifoso io vedo questo, penso sia proprio un segnale di un ambiente non leggero, di un ambiente pesante, quindi nel senso io non ho ricordanze, negli ultimi anni ci sono queste conferenze stampe che vanno, non le posso nemmeno chiamare conferenze stampe tramite questi social, però che le facciamo noi, effettivamente le conferenze stampe senza giornalisti, ma non perché comunque anche il tifoso vuole sapere che ambiente c'è in questo momento, che cosa sta succedendo, come la prepari, quindi è anche una cosa di informazione verso chi ti segue, quindi anche secondo me di rispetto. E ti dico la verità, mi dispiace perché vedo un ambiente pesante, non sereno, e questo mi preoccupa perché poi tu lo sai, dopo tanto si vedrà anche nel corso della trasmissione qualche licenziamento così e tutto, queste non conferenze, si deve stare attenti a parlare, insomma, e poi si fischia. Io ti dico la verità, da tifoso, i tifosi della Fiorentina, sia normale anche fischiare, ma, sai, dal momento in cui te mi perdi, praticamente non vinci nemmeno a Lecce, e quindi potrei vedere quale partita tu devi vincere, mi perdi 3-4-0, mi perdi, cioè nel senso il pubblico della Fiorentina secondo me sta facendo anche troppo, cioè domani Greta noi saremo 35.000 spettatori, 35.000 spettatori a vedere Fiorentina-Inter con una squadra in questo momento, io la vedo veramente, io non voglio usare queste parole forti, allo sfascio, perché ancora essere allo sfascio a ottobre vorrebbe dire proprio catapultarsi. Certamente in difficoltà. Però veramente in difficoltà, però la risposta Greta è che se c'è 35.000 tifosi allo stadio, questi 35.000 tifosi allo stadio più tutti quelli che sono a casa e nel resto del mondo, meritano rispetto, meritano, siccome ti seguono, meritano una informazione che tu in questo momento non dai. Sandro. Allora, io prima di tutto ringrazio il mio gemello Gabriele perché grazie. Ha detto delle cose veramente, diciamo così, pertinenti. Io aggiungo, da presidente della Sostapa Toscana, un'altra cosa, che i tifosi della Fiorentina, così
come tutti i cittadini, tutti i lettori, tutti gli ascoltatori di radio e televisione, tutti i frequentatori di siti, hanno diritto all'informazione. Hanno diritto all'informazione che è garantita dall'articolo 21 della Costituzione italiana. Ora mi diranno, dice, ma la Fiorentina è di proprietà privata. È vero fino a un certo punto. Certo che è gestita dalla proprietà, ma la Fiorentina appartiene a tutti, è anche di Gabriele, è di tutte, è di Sonia, è di tutti. E quindi tutti hanno diritto a conoscere la situazione vera della Fiorentina in maniera professionale. Perché vedete, sarebbe come se il sindaco di Firenze decidesse di presentare il piano del regolatore in Palazzo Vecchio invitando i compagni di partito. Oppure se la neo presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ecco, decidesse di presentare il nuovo il PNR aggiornato dell'Italia, che è una cosa ovviamente è sulla pelle di tutti, soltanto a chi l'ha votata. Ecco, gli altri non devono sapere nulla. Ecco, io vorrei capire, io spero che Fiorentina si renda conto di questa situazione, che non è un dispetto ai giornalisti, perché io non credo sia nemmeno, non lo so se è nella volontà, però si tratta di informare, e informare, siccome, ripeto, la Fiorentina è di tutti coloro che soffrono per il colore viola, gioiscono quando vince, soffrono in maniera terrificante quando perde. Troppo spesso. Prego? Soffrono troppo spesso, ecco, aggiungerei. E proprio sul troppo spesso, aggiungerei. Anzi, proprio in questo momento, una situazione così difficile, Vincenzo Italiano avrebbe dovuto spiegare tante cose che magari noi, tante domande che noi avremmo voluto fargli e che se non gliele possiamo fare, poi scriviamo senza fargli le domande. Non credo che sia un vantaggio per lui. Cioè, e questo voglio far capire. La libertà di informazione è una cosina seria e l'informazione va fatta in maniera professionale, altrimenti succede come, e ti prendono altri due secondi per ribadire la solidarietà che abbiamo dato sia come Assostampa Toscana sia come Ordine alla collega della Nazione Ilaria Olivelli, attaccata in maniera sfrenata e cattiva e intollerabile dai Novax. Ecco, noi ci limitiamo come sempre nell'informazione sanitaria, nell'informazione sportiva, a dare le notizie. Poi se le notizie non sono buone non è colpa nostra. Io vorrei avrei scritto in 50 anni di carriera tutte le cose belle, purtroppo ne ho scritte tantissime brutte, e non era colpa mia, è che io sono andato a vedere e ho riferito. Riccardo Galli ugualmente fa questa cosa, Giulio Falciai, che comincia ora a fare questo mestiere, Greta Beccaglia, che fa anche lei questo mestiere, vorremmo tutti insieme poter dire che tutto va bene. Purtroppo la realtà che ci circonda è tutta diversa. La finisco qui. Grazie mille, Sandro. Informare credo che comunque, tanto per, io ho la sensazione che un po', in quanto io non essendo giornalista lo posso dire, il fatto che già la proprietà stessa si sia spesso accanita contro la categoria dei giornalisti mi lascia pensare che possa essere anche una ripicca, questo è un mio parere. Ma io su questo, però, vedi, no, no, ma è un mio parere, cioè nel senso, non avessero mai parlato male dei giornalisti, avrei pensato che fosse una cosa così estemporanea, no? Di contro io come tifosa, ti ripeto, ne fo anche a meno dell'informazione, ne fo anche a meno di sentirmi dire, come ti ho detto all'inizio, banalità. Io voglio vedere il campo. Io che mi venga a dire ci impegniamo ma non si fa gol, lo vedo sul campo, quindi gradirei che trovassero una soluzione a questo problema. A me delle parole bla 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 mi sono belle rotte le scatole, perché sono sempre le solite, sono sempre scontate, sono qualche volta paiono quasi un meleggiamento, perché ci sono certe affermazioni sia della società sia ultimamente anche dell'allenatore che certamente non ci fanno stare proprio tranquilli. Ecco, quindi per me chiacchierare meno e lavorare di più e pedalare, come si direbbe, perché noi domani vorremmo vedere una bella partita, vorremmo vincere, vorremmo quei punti, che sinceramente avere la media di un gol a partita mi pare una media retrocessione, non vorrei dire una bischerata, la matematica non mi piace, ma insomma è una media veramente scadente. Se non si vince con quelle grosse, tu puoi fare partita importante ma raccatti punti, pareggino, vabbè, tutto al più. Se con quelle di un livello più basso, perché più bassi ormai dietro ce ne è veramente rimaste poche, non riesci a vincere nemmeno quella, a me ditemi voi che si deve pensare ai tifosi. Solo applaudire, mai contestare, mai mugugnare. L'importante è il risultato. Quello succede in Cina.
sì. Succede in Cina, appunto. Succede... Che è un calcio diverso. Appunto, no, ma perché anche... Dire, è un regime diverso. Che è un regime, appunto. Però anche. Quindi voglio dire, no, invece una cosa, proprio la chiudo, Greta. Oggi abbiamo visto improvvisamente fra i convocati Jovic, che fino a ieri era dato Riccardo per out. Ecco, magari avremmo potuto in conferenza stampa vera fare la domanda e chiedere, ecco, lo metti in rosa, diciamo così, lo porti in panchina, caro Vincenzo Italiano, oppure pensi di schierarlo subito, lo porti soltanto per ridare morale, oppure ci credi fin da subito sul giocatore? Ecco, magari a domandine di questo genere, che sono anche semplici e banali, avremmo voluto una risposta, che non è arrivata e non è un affatto nostro personale, ripeto, ma a tutti i tifosi della Fiorentina sarebbe forse piaciuto conoscere le risposte a questa domanda. La chiudo. Giulio, riguardo proprio alle informazioni, cosa è successo oggi in casa Viola, allenamenti, come stanno i calciatori? Poi dopo abbiamo anche una grafica sull'infermeria, diciamo. Esatto. Della Fiorentina. A proposito di infermeria e magari anche di probabile formazione, magari andiamo a parlare più tardi, però la Fiorentina si è allenata questa mattina al centro sportivo Davide Astori, non allo stadio Artemio Franchi come spesso accade durante le rifiniture, e appunto avevamo già raccolto qualche informazione e qualche piccolo ottimismo su Luka Jovic. Abbiamo capito che già da ieri si era allenato parzialmente in gruppo, probabilmente oggi ha svolto tutto l'allenamento con i compagni, proprio per questo è stato convocato. Ancora ovviamente il serbo non è al top della condizione per riuscire a partire titolare, e invece Sottil continua a allenarsi a parte e infatti non è stato nemmeno convocato. È giusto, come dice Sandro, probabilmente anche chiedere in conferenza stampa, probabilmente se te non vuoi sapere, non vuoi specificare come sta Riccardo Sottil, ovviamente non leggi la domanda dei tifosi su Sottil. Quindi se ci fosse stato un giornalista magari in conferenza stampa lì a chiedere ma come sta Sottil, forse sapremmo qualcosa in più. Purtroppo a chiedere alla Fiorentina non sappiamo fino in fondo cosa ci viene detto. Ora tanto usciranno i convocati, quindi tante precisazioni sono già usciti, Come? No, stamattina per esempio a chiedere alla Fiorentina come sta Jovic, la risposta è usciranno a breve convocati, quindi praticamente non ti viene detto nulla, e proprio per questo è difficile lavorare, soprattutto perché gli allenamenti noi purtroppo non li possiamo vedere. E quindi sì, la notizia è questa, e quindi proprio per questo con Jovic in panchina chissà che non possa toccare finalmente a Cabral riprendersi l'attacco là davanti. Perfetto. Allora, parlando proprio di questi calciatori, noi abbiamo una grafica. Da una parte ci sono dei calciatori e dall'altra altri. Sfondo rosso e sfondo verde. Sfondo verde possiamo vedere, ora ce la metterà anche dietro, che c'è Nico Gonzalez, Milenkovic, Amrabat, Kwame e Quarta. Per quanto riguarda lo sfondo rosso, ovvero i flop, abbiamo Jovic, Venuti, Cabral, Gollini e Igor. Iniziamo da Riccardo Galli e poi tutti mi dite cosa ne pensate. Ma questo è un po' il quadro, no? Per riassumere questa parte di stagione che parla con una classifica molto negativa. Purtroppo mettendo a fuoco queste due macchie, il verde e il rosso, nel rosso come vedi ci sono due situazioni molto gravi, ovvero i due centravanti, l'acquisto di gennaio e l'acquisto di luglio, e questo fotografa bene la carenza da gol della Fiorentina, la mancanza di reti all'attivo e quindi la mancanza di punti, perché se tu hai due centravanti acquistati alle ultime due sessioni di mercato e nessuno dei due è nel verde o perlomeno non è in queste graduatorie, significa che è un problema grosso quello del centravanti. L'altro c'è l'acquisto del portiere, il prestito. Portiere sul quale la Fiorentina aveva comunque potenzialmente investito tanto per poi trasformarlo in titolare, quindi un'operazione dello scorso mercato che evidentemente non sta dando i suoi frutti. Suvvenuti, diciamo, rispecchia molto l'andamento della sua stagione, quindi è quello che è di là perché sta sbagliando le partite. Igor è invece un'altra cosa preoccupante, perché questa doveva essere una stagione in cui Igor si sarebbe dovuto consolidare, diventare quello che era
l'erede di Milenkovic, anche se poi Milenkovic è rimasto, e invece sta avendo una stagione molto molto complicata, soprattutto più che nel rendimento, negli errori. Cioè Igor è un giocatore che ha sbagliato tantissimo e ha condizionato tante partite, quindi può aver avuto anche un rendimento a tratti sufficiente, ma poi fa l'erroraccio e è andato da 4. Per chiudere vado un attimo sul verde. Ecco, sul verde ci sono, allora, secondo me è molto sopravvalutata, però ha fatto gol la posizione di Nico, perché Nico in questo momento è un giocatore ancora da senza voto, se guardiamo la stagione e guardiamo questi due blocchi, quindi lo lascio un po' fuori. C'è la bella sorpresa di Kwame, che è la migliore in questa stagione, giocatore che doveva andare via. C'è quella di Amrabat, che è andato a arrampicarsi in un ruolo complicatissimo che non era il suo e che quindi sta rendendo bene. Quarta e Milenkovic stanno facendo il loro, anche se la difesa spesso però ha sbagliato tanto. Sonia, per te è stato difficile dirmi i migliori oggi? Sì, perché tu ci avevi fatto questa domanda in preparazione al programma, di darti i top della Fiorentina. Io sui top sono trasecolata, perché sinceramente è una definizione forte, vorrei dire. Quindi nelle persone, nei calciatori che ti ho evidenziato, che ti ho scritto, io avevo messo Milenkovic, perché ritengo che sia il calciatore di uno spessore non indifferente, un calciatore che a me piace anche come persona, mi piace il fatto che abbia rinnovato con la Fiorentina, dimostra serietà e tutto, e poi dà una grande stabilità ormai da tempo alla difesa della Fiorentina. Ho messo Kwame perché non puoi in questo momento che nominare Kwame, perché è quello che ci sta tenendo un po' le redini, soprattutto della difesa, ma anche dell'attacco, ma anche della difesa, perché ha fatto 2 o 3 recuperi domenica, non da poco, vorrei dire. Lunedì, ma va bene lo stesso. Scusami, lunedì contro il Lecce, va bene. E Nico Gonzalez l'ho messo, che ti posso dire, per fiducia, per speranza. Te ne ho chiesti 3, proprio questi erano i suoi 3. No, io sinceramente... Non, anche di con Nico Gonzalez, ti ripeto, è solo la speranza che finalmente ingrani, perché lei è qui da un anno, cioè non è che mi sembra che abbia fatto chissà che cosa. Nei rossi, nell'inferno ce n'andrebbe, non ti dico, non mi ci hai messo i conetti, sta troppo simpatico. No, perché per ne metterlo. Ho scelti 5-5. Ah, vabbè, ok. Anche Gabriele aveva detto una via, ci sarebbe stata per me forse una via intermedia, quelli un po' meno flop e un po' poco top, insomma. Non vedo grandi cose. I più flop tra questi rossi? I più flop fra questi. Mi verrebbe da dire venuti a sparare sulla Croce Rossa. Ma senti, io sai che sono stata in queste puntate una grande fan. Ho perorato la causa Jovic, Vero. Proviamo a giocare con un attaccante, con un centravanti per un tot periodo, per vedere se il miracolo del serbo, che non si può nominare, si traslava sul miracolo del serbo che ci siamo trovati. Però se questo deve creare problemi, se questo lefficoso l'ha giocato 2 minuti, che l'aveva uno svenimento, un mancamento, io pensavo di non rivederlo da qui a gennaio, l'è convocato. Quindi che l'ha avuto? Un fumogeno gli ha turbato la mente? Non ho capito che gli sia successo, per cui anche lui sinceramente fiducia sì, ma la fiducia va conquistata. Mi pare un pochino fighoso, come diceva la mia nonna. Gabriele Mastropietro. Guarda Greta, io penso che sui rossi non basta il pannello gigante che c'è davanti. Cioè dici quasi tutta la squadra è rossa, io, e i verdi si salvano. Io si è fatto degli sforzi incredibili. Quando oggi mi ha chiesto, vai, mi puoi dire 5 top? Mi sono ricordato quando copiavo dai Bennucci, iniziavo a sudare, no? Era più facile copiare dai Bennucci a 5 metri. Che trovare. Ecco, che ma trovare. Sandro qualcosa ti passava o no? Qualcosa ti faceva solo copiare, sì, e basta? Sì, no, mi passava meglio della Fiorentina di passare le palle. Il verde possiamo dire è un 6, non più di 6 però. Allora il verde è un, guarda, 6 scarso. È molto scarso, un 6 di quelli che pigliavo io a matematica, quasi mai praticamente. 6 meno meno. Ma 6 parecchi meno. L'unico è stato, diciamo, qua a me, secondo me, il più verde dei 5. Nico Gonzalez, noi abbiamo qui nei 5 un Nico Gonzalez, e comunque, giustamente come avete detto, è un punto interrogativo, quindi... lo mettiamo per speranza. Abbiamo visto un Milenkovic che alla fine comunque ha fatto 2-3 partite, 4, quante ne avrà fatte mai. Quarta, che è stata una buona sorpresa, è un Amrabat che sinceramente più di questo non può dare. Non so cosa vorresti dire. Lo so, ma tanto è inutile, però è un giocatore. Una battaglia persa la nostra, tanto che, Gabriele. No, ma è un giocatore che più di questo lui sta facendo anche troppo. Cioè, è in un ruolo che non aveva fatto praticamente.
quasi mai, cioè, sì, ma diciamo... lei, scusatemi, è proprio sei bravi, ma lei è due anni che lei è qui, questo, nessuno gli trova un ruolo, gli ha avuto anche diversi allenatori, no, perché però lei da due anni terzo a Verona, io sì, ti faccio dei era gennaio 2020 lui arrivò, perfetto, mi devi dire te, abbi pazienza, no, ragazzi, ti faccio l'esempio però di Badac, che cacchio di faccio l'esempio di Badac, e a Verona era molto più in forma e in questo momento, eppure è uno dei che, per l'amore di Dio, però perché non sta dando come facendo, a Verona? Perché gioca in una maniera diversa e quindi di conseguenza rende meno. Io ti posso dire, sui flop, Greta, naturalmente ci sono i due attaccanti è lo spicco d'osso, no? Gollini sì, lo metto perché effettivamente è da ammettere, la delusione secondo me più di tutti oltre agli attaccanti però è anche Igor, che sinceramente dalle stelle alle stalle, dall'anno scorso a quest'anno sembra proprio una brutta copia. Io al posto di Venuti avrei messo Iconè, ma non perché il problema mio, perché Venuti io penso è più di questo, cioè, non possa fare, cioè Venuti, ragazzi, che si può chiedere a Venuti, capito? di star zitto, quindi, qualche volta, no, di stare, no, scusami, sta zitto io, italiano può sta zitto Venuti, no? No, no, certo. Perché ogni te tanto a cosa ti cose... riferisci? A quale dichiarazioni? Morto un papa se ne fa un altro, riferito a Torreira, il ganzissimo, cioè il premio gli andrebbe dato, oppure anche ultimamente l'ha detto, ci sono delle critiche distruttive, che l'ollino nostro, e poi chiudo e ti dico, su Venuti io avrei sostituito con Iconè, ma perché anche per il semplice fatto che su Iconè c'era una certa prospettiva, era arrivato con delle idee che purtroppo in campo non si sono viste. Sandro, se sei d'accordo, ascoltiamo due pareri da casa e subito dopo la pubblicità mi dici la tua opinione, che ci soffermiamo anche su Igor e Quarta. Perché non usare i nostri esuberi a centrocampo, ovvero Zurkowski e Malè, per arrivare a Bairami e Sabiri, così avremo qualità. Siete più in ansia per l'attacco che non segna o per la difesa che prende gol tutte le partite? Buonasera, è possibile che il nostro allenatore non riesca a rinnovarsi, visto che questo suo 4-3-3 ormai lo conoscono anche in Alaska? Complimenti e comunque sempre forza viola da Cerbaia. Poi chiudiamo, non si può giocare con gli scozzesi almeno una volta al mese? Questa è una battuta per cercare di sdrammatizzare un po' questa situazione. E per provare a fare punti. Torniamo tra pochissimo e Sandro e Giulio risponderanno alle vostre domande e faranno il punto della situazione sul top e flop. Casa è a posto. Vieni a cena nei prossimi giorni. Sì, i pavimenti, le porte blindate, il rivestimento delle scale, gli infissi, tutto di Tropical Parquet. Realizzano ogni tipo di personalizzazione, fornendo materiali e posa in opera. Sono in via Livorno a Firenze. Sul sito trovi tutte le informazioni. Tropical Parquet, un parquet così bello che non vorrei coprirlo con niente. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. C'è chi pensa ad un contributo per il nostro futuro. Chi ha creduto in me e nelle mie potenzialità. Chi non si è dimenticato di me. Chi fa crescere l'economia sostenendo le imprese. Con personale qualificato, sempre a disposizione. Banca Alta Toscana. Sosteniamo la comunità per un futuro sempre migliore. Ehi, stavo pensando che dovremmo cambiare casa. Magari una camera in più. Sì, ma che ci affidiamo per vendere la nostra? Ah! Dovete vendere casa! Ve la vendo io. Però dovreste mettere una firmetta. Eh? No. Ma no, fidatevi, è una cosa regolare! Ma non capisco perché non si fida di me. Devi vendere casa!
Francesco Cocchi Maison. Grazie all'innovativo metodo Revolution ti garantiamo il massimo realizzo economico, velocità di vendita ed una transazione sicura. Vieni a trovarci nelle nostre sedi di Prato e Sesto Fiorentino. Oh, non ti spaventa. E che ci fa le soldi? Io sono qui perché voglio sapere, ma te come fai? A me non mi riesci a vendere neanche un garage, di giù si fidano. Sarà la faccia. La mia? Il centro di ascolto fornisce informazioni e orientamento alla persona con disturbo da gioco d'azzardo, ai suoi familiari e agli operatori sanitari. Il numero verde regionale offre un servizio di primo ascolto e supporto psicologico, organizzando, qualora necessario, anche l'accesso al percorso gratuito dell'azienda sanitaria. In collaborazione con i SERD e i servizi per le dipendenze, accogliamo la persona, anche chi presenta comportamenti a rischio correlati al gioco d'azzardo, come il consumo di alcol, di sostanze stupefacenti e di tabacco. Vincere al gioco d'azzardo non dipende dalla tua abilità, è puramente casuale e non hai alcuna possibilità di influire sul risultato. Senti che il gioco sta rovinando sempre più la tua vita? Non sai con chi parlarne? Hai provato a smettere ma non ci sei riuscito? Hai paura a chiedere aiuto? Gli psicologi del centro di ascolto sono pronti ad aiutarti. Parlane con loro in totale anonimato. Il numero verde regionale 800 88 1515 è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Siamo tornati e pronti per ascoltare l'opinione di Bennucci. Parte rossa e verde, dimmi se un po'. Allora, nella parte verde io avevo messo un giocatore che non c'è e che secondo me avrebbe meritato di starci, cioè il portiere Terracciano. Sì. Io infatti avevo messo Terracciano, Kouamé e, come hanno detto altri colleghi, anche Nico. Però Nico con beneficio di inventario, perché solo per una, diciamo, una spinta, ecco, per, diciamo, è un 6-6.5 di incoraggiamento a Nico Gonzalez. Gli altri invece no, perché Kouamé, secondo me, a parte la partita di Lecce, ma si è caricato la Fiorentina sulle spalle più volte. A Lecce è stato eccezionale, gli è dato 7.5 per il gol e anche per, diciamo, lo spirito di sacrificio, tornare indietro, cercare di affrontare questo Strefezza e non lo prendeva nessuno. Kouamé l'ha fatta, ha preso anche l'ammunizione. Bravo. Una curiosità, quanto hai dato a Strefezza? A Strefezza mi pare di avergli dato 6.5, perché non è andato male, ha fatto. E così anche l'altro ragazzo, Banda, mi sembra. Sì, Banda. Sì. E che poi un altro ancora di loro, non sono male per gli attaccanti lì, soltanto forse avrebbero bisogno di altra qualità dietro, ma questo è un problema che ci interessa a me, interessa al mio amico Marco Baroni. Lì, ripeto, Terracciano, poi perché? Perché Terracciano ha tenuto a galla la Fiorentina tante volte. Terracciano potrà essere, io non so, si può anche criticare, ma secondo me è una delle realtà migliori della Fiorentina di questo periodo, di quest'anno. Quindi, e non a caso io Gollini non l'avevo nemmeno messo fra i rossi, io fra i rossi avevo messo i due attaccanti e Igor, perché Igor è, secondo me, molto molto, è responsabile di alcuni risultati veramente negativi della Fiorentina. È momentaneamente involuto rispetto allo scorso campionato, bravissimo, purtroppo. È proprio quello. Quindi Igor è giocatore che forse, so, dice addirittura avrebbe messo gli occhi sopra, ci avrebbe messo gli occhi sopra la Juventus, non lo so. Però in questo momento è un giocatore che non è da titolare, non è da giocatore sul quale puoi fare affidamento, lo devi mettere in campo se proprio ti serve, ma Igor in questo momento lo lascerei in panchina se... avendo a disposizione Milenkovic e Quarta, assolutamente lo lascerei fuori. Per quanto riguarda Milenkovic, io non l'avevo messo fra i migliori, perché
c'è un mistero intorno, almeno dal mio punto di vista, dietro a Milenkovic. Non so come mai spesso viene messo, cioè sta bene, può giocare e gioca nel secondo tempo. Questo vorrei capire, è successo in Europa, è successo in campionato, ecco, vorrei capire da italiano, mi sarebbe piaciuto domandarlo a italiano. Ma anche tu ne vuoi sapere. Ma non si può, non si può domandare, perché qui nessuno, non siamo ammessi alle conferenze stampa, vabbè, ma questo non la voglio menare lunga perché non è questo il punto. Ripeto, io avrei messo Terracciano fra i tre verdi, gli altri due, ripeto, mi va benone, qua a me ci va di diritto. E avevo messo Nico, quanto vedo ci sono anche Amrabat e Milenkovic. Milenkovic, ripeto, c'è il mistero e vorrei capire. Amrabat, l'ha detto prima Gabriele Mastropietro, mi pare che abbia detto giusto, Amrabat più di questo non può dare. E quindi è in un ruolo non suo, diciamo, ha accettato di fare un sacrificio in quel ruolo, che è fondamentale per la Fiorentina, ma... ripeto, secondo me... Tu dici più di questo non può dare in questo ruolo. In questo ruolo certamente, Amrabat è un giocatore di spinta, un giocatore che deve andare avanti, non deve avere il, diciamo, il compito di stare a fare la guardia alla difesa. Questo è, non è l'interditore o il centromediano metodista di una volta. Amrabat è un giocatore che ha qualità diverse, che ti rende di più se lo metti libero nel campo e di spingere. Ma ti rendi conto del controsenso, ma non per te, cioè del fatto che la Fiorentina abbia mandato via Torreira ed ora con i centrocampisti che abbiamo non ci troviamo un calciatore che sappia fare quel ruolo. No, abbiamo, ma... io cioè... come ascolta, si fa a non Sonia, arrabbiarsi? Ma non, dai, solo via, siamo, non solo siamo d'accordo, ma di più. Io, cioè, sono allora stupito di quando in conferenza stampa, non so se era vera o se c'erano i giornalisti o se non c'erano, non me lo ricordo, Riccardo Galli, aiutami su quando questo, commisso disse che lui aveva salvato Amrabat. Ecco, secondo me l'ha salvato, dai, cioè, che... l'ha tenuto, non lo so. L'ha tenuto nella Fiorentina con un ruolo che non è il suo e che soffre lui e soffre anche la squadra, perché ci voleva lì, io lascia perdere Torreira, ci voleva comunque un regista vero, perché nel gioco di Italiano il regista è fondamentale. Se Italiano facesse un altro tipo di gioco, allora puoi anche fare a meno del regista, ma se hai un regista e quel tipo di gioco e te rinunci al regista, beh, ti fai male con le tue mani. Nel frattempo hai rimpinguato il centrocampo con Mandragora, hai comprato Barak, ma sono tutte persone, Barak, tutti calciatori non può, che non Barak sono, non dici, può fare. No, no, il ma no, non ti dicevo il regista, dicevo, è stato rimpinguato il centrocampo, ma poi ci troviamo comunque in difficoltà, quindi qualcosa. E per l'ennesima volta, cioè, regista, si può dire che, Sonia, che il mercato sia stato fatto in modo giusto? Lo posso fare anch'io alla mia venerandissima età, però bisogna vedere come lo faccio. Sì, capisci, cioè tutti possono far tutto, ma insomma mi sembra che qui si vada un po' lontano. Però, Giulio, un tuo parere su questi calciatori? Allora, sì, la sorpresa tra i rossi è sicuramente Igor, perché è stato uno dei migliori della scorsa stagione, uno di quelli che grazie alle sue prestazioni la Fiorentina è riuscita a tornare in Europa, ma quest'anno veramente male e probabilmente dalle prime partite. Mi ricordo un rosso contro il Twente, se non sbaglio, sì, che gli è costato caro, l'errore contro il Bologna, praticamente se il brasiliano forse non avesse fatto quell'errore, probabilmente, non so se l'avresti vinta, ma almeno un pareggio te lo saresti portato a casa. Adesso anche contro Lecce un brutto errore. Su Venuti sono parzialmente d'accordo con quello che dice Gabriele, ovvero più di questo non può darti. Sì, è vero, però non possiamo non metterlo tra i peggiori, considerando anche lui, come Igor, ha fatto degli errori che ti sono costati punti in classifica. Gollini è una delusione, così come Jovic, quindi due praticamente la metà degli acquisti fatti dalla Fiorentina, perché si potrebbe mettere benissimo anche Dodò per il semplice fatto che non l'abbiamo ancora visto, e anche quando è sceso in campo l'abbiamo visto bene contro Napoli e Juventus, ma pure contro Lecce dispiace, perché se non vediamo il vero Dodò anche contro l'Inter forse dobbiamo farci qualche domanda. Non bene purtroppo nemmeno Cabral. Però è anche vero che uno dei due, o Cabral o Jovic, spero che possa andare dalla parte destra della schermata, ovvero tra i verdi il prima possibile. Amrabat, sì, tra i migliori, Kwame pure, questo forse ti fa capire anche qual è la situazione di questa Fiorentina, dove sì, due giocatori che stanno giocando
mediocramente, soprattutto in maniera mediocre, soprattutto Amrabat sono i migliori di questa stagione, fa preoccupare, e sono anche d'accordo sul fatto che Milenkovic e Nico Gonzalez sono tra i verdi più per il nome e più per la fiducia, come diceva Sonia. Cioè, Nicola Milenkovic è il migliore della rosa sulla carta, Nico Gonzalez pure, quindi l'ha detto anche Italiano, cioè, quando si infortunò al serbo si è infortunato il migliore della nostra rosa, però purtroppo anche quest'anno non hanno dimostrato tanto chi sia tra infortuni e non. E poi alla fine Martinez quarta, che è forse la scoperta migliore, perché se inizia a vedere il giocatore visto in Argentina che ha fatto tanto innamorare i tifosi del River Plate, però adesso bisogna capire se avrà la dote che ancora non ha dimostrato a Firenze, ovvero la continuità. Perfetto, tutti siete d'accordo in questa involuzione di Igor. Guardiamo questa grafica, Igor con una freccia rossa in giù e dall'altra parte quarta con una freccia in alto verde. Per fortuna, volevo dire, per fortuna. Questo, quello diceva prima Giulio, proprio per meno male che si sta riprendendo quarta. Esatto. Cioè, per fortuna fra i due, diciamo, che possiamo avere la sicurezza in Milenkovic, diciamo così, mentre questi altri due, ti ripeto, per fortuna non sono affondati insieme, ma cercano di darsi il cambio perché qualcuno, uno dei due, corrispondendo all'indebolimento di Igor rispetto allo scorso anno, sta in qualche modo rifiorendo quarta. Però che si deve fare? Cioè, sembra di essere sulle montagne russe. No, appunto, abbiamo deciso di fare questa schermata proprio perché questa è la situazione della difesa della Fiorentina. L'anno scorso non c'erano dubbi, la coppia titolare era Milenkovic-Igor e quarta ci dispiaceva anche perché la Fiorentina ha speso tante soldi per strapparlo al River Plate, più di 10 milioni, tra i 10 e i 12. Igor sta facendo davvero male, quarta invece è tra i migliori in campo in queste ultime uscite della Fiorentina. Proprio per questo, ora che tutti e tre i difensori stanno bene fisicamente, non sembrano esserci dubbi sulla coppia di difensori che scenderà in campo domani sera al Franchi contro l'Inter, ovvero Lucas Martinez quarta e Nicola Milenkovic. Io credo che potevo dire soltanto che, infatti, qua, prima avevamo visto Kwame che era il più in forma di tutti, no? Quella è la fotografia, secondo me, di un... Che comunque Kwame ha fatto 2 gol in 9 partite. Sì, sì, ma poi comunque sta giocando bene, nel senso, al di là dei gol. Scusami. Kwame ha fatto un gol fondamentale contro la Juventus, altrimenti sì, perdi. Sì, però ti dico a livello di numeri, no? Sì, no, cioè, certo, comunque... però aspetta, lui non è un giocatore dal quale ti aspetti 15-20 gol a stagione. Quello è vero. Kwame è un giocatore, era agile e fragile, ora invece è molto più consistente. Possiamo dire agile e... agile robusto, no? E utile, mettiamo, ecco, agile e utilissimo, perché... è un giocatore che, ti ripeto, ti ha evitato la sconfitta in casa con la Juventus dopo che Jovic ti aveva sbagliato il rigore, ti ha evitato con il secondo gol, ti ha preso 2 punti pesantissimi, la sconfitta a Lecce, perché attenzione, se a Lecce tu avessi perso sarebbe stata una sconfitta pesantissima, il Lecce ti sarebbe andato davanti e tu saresti ora in una posizione di classifica non imbarazzante, di più. Ecco, ora è vero che non hai salvato nulla, hai preso un punto, hai evitato che il Lecce ti scavalcasse, però ora devi contro l'Inter cercare di vincere, perché se no a questo punto è inutile, non devi fare le conferenze stampa, non devi uscire di casa a questo punto, non ti devi nascondere davvero se perdi anche la partita di domani. Quindi questo è, perché la situazione di classifica così, la Fiorentina, insomma, non la merita Firenze, non la meritano tutti quei tifosi che si sentono anche loro in fondo al cuore proprietari di questa proprietari, gli appartiene la Fiorentina. Ecco, questo voglio dire. Tornando al discorso di Kwame, la chiudo subito, è un ragazzo che oltre a farti questi 2 gol pesantissimi, è un ragazzo che si sacrifica per i compagni di squadra. Va indietro quando vede, probabilmente gliel'ha detto anche Italiano, di tornare a dare una mano. Contro il Lecce c'erano questi attaccanti molto vivaci, molto vivi, che dovevano in qualche modo essere contrastati. E Kwame ha dato una mano in maniera esemplare. Io ripeto, gli ho dato 7,5 perché... fondamentale, si è caricato la squadra sulle spalle, e questo è il suo merito.
Intanto ha segnato la Juventus, c'è il raddoppio da parte dei bianconeri, 2-0, segnato McKennie dopo che il primo gol era stato segnato da Moise Kean, da un angolo battuto dall'ex Fiorentina Juan Cuadrado con un colpo di testa sul secondo palo, ha segnato lo statunitense firmando il 2-0, quindi Juve 2, Empoli 0. Comunque hai detto, sì, hai detto bene, Cuadrado ex Fiorentina, però ormai Cuadrado non è, i tempi della Fiorentina li ha dimenticati anche lui, ecco, ormai ne è passato di tempo. Giocatore ne è passato tanto di tempo. No, io volevo concludere dicendo semplicemente che siccome se Kwame è lì ed è il verde, più verde di tutti, ed è colui che doveva andare via, era il primo ad andare via, vuol dire che te del calciomercato non ci hai capito niente. Secondo me il succo di tutti questi discorsi è un calciomercato non adeguato o al gioco di italiano o io vedo sinceramente giocatori fuori in posizione, non adatti, per non, non adatti a questo gioco, però di conseguenza io dico, ma italiano avrai messo bocca anche te, cioè è questo il dubbio che, io ben, che mi dice, avrai messo bocca anche te sul calciomercato, perché sinceramente mi lascio proprio, anzi, un'altra sono... domanda da fare, sì, questa sarebbe stata un'altra domanda da fare, e rimango perplesso dal momento in cui io vedo una Fiorentina con giocatori fuori posizione o comunque non adatti, però ragazzi, cioè, te lo sapevi, cioè lo sapevi a giugno, quindi tutti questi discorsi è perché secondo me, purtroppo, questo te lo dico, la Fiorentina è vero, può dare di più, ma nemmeno troppo. È questo che io volevo dire, per tornare al discorso del mercato, quanti giocatori arrivati sono nei verdi? Ah, io mi ricordo però a settembre, cioè, infatti, uno di a settembre i voti erano quest'anno più che positivi per questo mercato. Allora, però voi, parlavamo io di voto settembre. Sufficiente, non glielo no, ho no, dato. Non parlo di perché noi in generale. In generale, ma figlio, io in personale ti rispondo per me no, e questa è la dimostrazione. In questo giochino che abbiamo fatto noi, che insomma, ora io parlo per me, io sono incoglionita, non ci capirò niente, ma eminenti giornalisti concordano con dove abbiamo collocato i calciatori, mi sembra che non ci sia nessun calciatore di questo mercato, dell'attuale mercato, nei in quelli nella zona verde, ok? Solo Kwame che è rientrato. Sì, però, comunque, però, quindi questo la dice lunga. Quello che dice Gabriele è comunque una cosa che rode, che sta cominciando a venire a galla, purtroppo. Io non metto italiano perché è sempre molto facile, no, rifarsela con l'allenatore, è uno sport che si fa tutti, che si è fatto tutti, che inevitabilmente ti scagli contro l'allenatore quando la squadra non va. Io credo che sia abbia le sue colpe, secondo me le sue colpe le ha in quello che dicevi te, Gabriele. Com'è possibile che abbia accettato questo mercato? Stiamo dicendo, non c'è un regista al centrocampo, è raffazzonato perché qui, perché là. Gli attaccanti, abbiamo attaccanti che non segnano, che non segnano, e ti devi attaccare al tram e per il fatto che qua me, grazie a Dio, si è trovato gol ad or con due gol, sì, non sì, 30, con due gol. Quindi la cosa è complicata. E pensare che si sia tappato il naso con il rinnovo di contratto, scusatemi, è bruttissimo da dirlo, ma qualche cosa alla fine ti viene da pensarlo. O viene da pensarlo a me che sono una malpensante, una maldicente. Questo dico io, mi dà fastidio solo pensarlo, perché io l'ho abbastanza idealizzato italiano, ho pensato che il nuovo che avanza, c'ha idee, ci ha ridato carattere, ha dato un'immagine della Fiorentina che avevamo perso, da sbiadita era tornata di nuovo un po' più viola, la passione, un po' di entusiasmo che era ritornato nella gente, e io pensavo che questo mercato, questa nuova Fiorentina sarebbe stata un po' più sua. Invece no, perché ti viene a dire che nel mercato abbiamo semplicemente sostituito, la squadra non è stata rafforzata. In una dichiarazione lui ha detto che in questa squadra non ci sono top player, campioni, fece un discorso del genere. È chiaro che non ci sono, perché se non ti cacciano in lesso non te li puoi comprare calciatori, ma che il mercato sia stato fatto con un attimino più di discernimento, e più che altro non è stato fatto, purtroppo mi viene da dire, non è stato fatto con l'avallo dell'allenatore. E poi i nodi vengono al pettine. Riccardo, cosa ne pensi? E poi voglio tornare a una domanda che ha fatto un tifoso da casa, chiede: questo modulo 4-3-3 è un po' troppo scontato ad oggi? Ma sì, è diventato un modulo molto... cioè, allora, italiano non ha inventato niente, ha fatto del 4-3-3 il suo modulo personale, sul quale l'anno scorso è riuscito
molto bene, soprattutto a rigenerare tanti giocatori. Da quando è arrivato non è mai stato cambiato il modulo, no, vero? No, ha fatto un paio di magari a gare in corso. Però non ha mai iniziato. Però è diventato un modulo prevedibile, ma si lega... Allora, la prevedibilità ovviamente ce l'ha ormai qualsiasi squadra, perché ovvio la Juventus che sta giocando stasera, la stiamo seguendo, ha un tipo di gioco che è quello di Allegri, che è meno rigido di Italiano, ma che comunque è riconoscibile e quindi è affrontabile. Quello della Fiorentina si lega bene al discorso, stavo ascoltandovi, sul mercato, perché se imponi comunque il tuo modulo, e in questo modulo sono andati a incastonarsi rinforzi che magari ha provato e che non sono andati bene, è lì che diventi prevedibile, ma prevedibile nel vero senso della parola, ovvero diventi una squadra che un allenatore bravo ti inquadra, sa come tu giochi, sa come ti metti davanti e sa come metterti in difficoltà. L'esempio, lasciando stare il Lecce e altre partite, ce l'abbiamo avuta a Firenze con la Lazio di Sarri, che evidentemente ha fatto giocare la Fiorentina per 10 minuti, un quarto d'ora, dicendo la Fiorentina farà questo. Appena lui l'ha rifotografata e ha capito che la Fiorentina avrebbe rigiocato in quel modo, è andato a chiudere tutti gli spazi, è andato a fare delle ripartenze la sua forza, è andato a vincere 4-0, mi sembra, no? Quindi, a parte ironia. Quindi è qui che diventi prevedibile, cioè con il Lecce puoi anche rischiare, hai rischiato e tutto, però forse non c'è un'intelligenza tattica avversaria in quel modo, ma se gioca un avversario grosso, come sarà l'Inter domani sera, se l'Inter ti ha inquadrato e tu fai il solito gioco, l'Inter riesce a passare, è inutile nasconderlo. Un voto generale Inzaghi contro Italiano? In questo momento no, allora, Italiano è un voto bassissimo come tutta la Fiorentina, se no non saremo qui a parlare di questo, quindi un voto molto basso. Inzaghi non ha un voto ancora alto, perché l'Inter sta soffrendo in questa stagione. Sta soffrendo e quindi l'Inter ha bisogno di ripartire, di riprendersi e di tornare nel gruppo Champions. Quindi se è Italiano settimo diamo 5. Posto con 18 punti la l'Inter, eccola, sì. Mentre la Fiorentina ma ora è passata avanti la Juventus in questo momento. Sì, perché sì, era comunque, dietro, sta giocando. 18 punti. Sì, aveva 18, ancora 18 sì, punti. Sì, sì, sì. Quindi bassino Inzaghi, che secondo me ha avuto anche un po' di sfortuna in questa stagione nella parte iniziale dell'Inter, però si sta riprendendo, e basso a Italiano, perché ora serve la svolta, ragazzi. Ora bisogna dire questo, perché lo stiamo dicendo partita dopo partita, poi le partite passano e certo. diminuiscono i punti a disposizione, manca meno di un mese alla e poi fine entrano le paure, entrano, come diceva Sandro, i paragoni, ma se il Lecce va e non fa il punticino ti ha già passato, intanto il Monza è lì, la Salernitana è lì, c'è lo Spezia subito dietro, ma tu hai da andare a Spezia, quindi ora la svolta serve per forza, perché sennò poi tra un mese siamo a parlare di altre situazioni. Da casa? Intanto dovrebbe esserci il 3-0 della Juventus con Moise Kean. Comunque, sì, da Empolese, tifosa della Fiorentina, vi dico che alla Viola ci vorrebbe la struttura societaria dell'Empoli, a cominciare dallo scouting, perché Sandro noi così saremmo da Champions. Dopo 3 mesi di questo campionato possiamo dire che la scorsa stagione i calciatori hanno dato di più di quanto avevano e che ora si torna alla mediocrità della gestione Iachini-Prandelli. Visto che abbiamo solo 3 centrali affidabili e 3 competizioni, non credete che verrà fatto un investimento importante a gennaio? Grazie da Massi. Intanto sempre i soliti discorsi, ci manca un piccolo fuoriclasse nella squadra, siamo giocatori e allenatore scarso, dobbiamo dircelo. Gabriele, quando Tornando. Dici piccolo gli viene in mente un giocatore, sì, piccolo, non altissimo. No, hai ragione. Dicevo questo, concordo sì, con Riccardo Galli, scusate, sul discorso del modulo, il 4-3-3, ma c'è un aggravante. 4-3-3 potrebbe andare, perché tante squadre lo adottano, certo. Ma c'è il problema che Italiano quel 4-3-3 lo vede come un 4-3-3, Riccardo, offensivo, cioè con una difesa alta. Alta, bravo. E questo è il vero problema, perché se vai ad aggredire una squadra come la Lazio, io non so domani che cosa succederà con l'Inter, però se aggredisci una squadra come la Lazio, è inutile che poi alla fine Italiano dica in conferenza stampa finale li abbiamo fatti soffrire, li hai fatti soffrire tanto e hanno vinto 4-0, cioè è un controsenso. Assolutamente. Te devi stare attento. A Lecce è stato un pochino più accorto Italiano, non è andato a fare la partita spavalda, perché Baroni aveva già preso le misure, e quindi il primo tempo comunque la Fiorentina è stato un bruttissimo primo tempo, il secondo un po' meglio, ma grazie a questo ragazzo, a Kouamé,
che ha avuto il felicissimo colpo di testa e l'ha messa dentro, perché se non la metti dentro all'inizio del secondo tempo, poi fai veramente fatica. Ecco perché vedo un modulo di italiano scontato, ha ragione Riccardo Galli, ma nemmeno poi troppo utile quando fai le partite sbilanciate. La partita dell'anno scorso contro l'Inter, il secondo tempo, te offristi il fianco pieno all'Inter e la perdesti la partita. Mi auguro che domani. Ecco, anche dopo essersi scottato tante volte in questo primo scorcio di stagione, che è uno scorcio già abbastanza lungo purtroppo, dove la Fiorentina ha raccolto veramente poco, ecco, domani ci vuole la partita della svolta. Se la Fiorentina vince e non ha fatto la conferenza stampa italiana, va bene, basta, allora, sono d'accordo, non c'è problema, vuol dire ha ragione lui. Il problema è che, indipendentemente dalla conferenza stampa o meno, prima di tutto ripeto, i tifosi hanno diritto di sapere, hanno diritto di sapere. I tifosi della Fiorentina, quelli che vanno allo stadio e anche quelli che non ci vanno, hanno diritto di conoscere in maniera professionale le notizie. Indipendentemente da questo, ripeto, partita contro l'Inter deve essere una svolta. Se non lo fosse, allora ci sarebbe di che preoccuparsi, ma seriamente, perché Riccardo hai ragione. Se te rimani lì domani e ci sono squadre che ti passano avanti, guarda che sei in una posizione di classifica veramente brutta. Brutta e preoccupante. È preoccupantissimo. Intanto è stato annullato il tris dei bianconeri. Nessun gol di Ken, era in fuorigioco appunto il classe 2000 e infatti è stato annullato il gol e quindi si resta sul 2-0. Noi andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo. La ditta Traversi Romano si occupa della raccolta, recupero e stoccaggio al coperto di rottami ferrosi e non di ogni tipo. Le aziende possono conferire i loro scarti metallici direttamente da noi oppure usufruire del nostro servizio di comodato gratuito sui container. Non solo, ci occupiamo noi di tutta la documentazione necessaria e del rilascio dei certificati a norma. Siamo della ditta Traversi Romano di Settimello, che commercia in rottami. Siamo lieti di accogliervi in sede. Abbiamo chiesto ad alcune persone come si trovano da Dental Factor. Ma ad esempio io qua non ho mai aspettato. Devo dire che le cure e gli interventi relativi sono poco invasivi. Cosa ti piace di più? Che ci si possa andare tutti e sia da tutte le parti. Per tutto questo non serve un supereroe, ma specialisti e tecnologie all'avanguardia. Per noi dietro ogni sorriso c'è sempre una persona. La tipografia Baroni e Gori, dal 1968, è presente nel settore della stampa editoriale, commerciale, packaging, etichette, campionari tessili, sviluppo grafico e pubblicitario. Facciamo parte del circuito Inviola. Acquista da noi la tua raccolta punti. Se non hai ancora una card, chiedila a noi. Visita la nostra pagina Facebook o il nostro sito baroniegori.it. Contattaci per un preventivo gratuito. Ci trovi a Prato, in via Fonda di Mezzana 55P, con entrata da via Sabadell. Santi Diva Sport, sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linee a scuola, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci, parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni. Format nasce nel 1986. Dalla trentennale esperienza tecnica e commerciale svolge il commercio, la consulenza e l'assistenza agli impianti di panificazione, pasticceria e gelateria. Nella nuova sede di 2000 metri quadri a Serravalle Pistoiese, vasto assortimento di attrezzature usate, revisionate e garantite. Sala permanente per dimostrazioni periodiche di panificazione con la consulenza di esperti di vari settori. Hai l'auto fuori gioco? Non relegarla in panchina. Rimettila in campo con Autodemolizioni Leporatti.
il più vasto assortimento di ricambi usati che ti salva in corner. Se invece pensi che per la tua auto sia l'ultima stagione e non vuoi più ripararla, portala da noi con tutti i documenti e chiudi la partita. Per demolizioni e cancellazioni dal PRA di autovetture, autocarri, ciclomotori, motocicli, caravan, rimorchi e mezzi agricoli, Autodemolizioni Leporatti, in via Ceppeto 30, a Lamporecchio, Pistoia. Autodemolizionileporatti.com. Gabriele? Sì, no, io volevo semplicemente... Modulo? Sì, no, è italiano, nel senso, l'anno scorso ci ha fatto rinascere, secondo me è un grande motivatore e anche è molto preso dal suo lavoro, nel senso... però io vedo due allenatori, sinceramente, uno molto in difficoltà, ed è il nostro, mi dispiace, tanto da tifoso, l'altro secondo me può dare molto di più dalla squadra che ha, e soprattutto perché poi nel mercato lui ci ha messo bocca. Quindi da Inzaghi ci si aspetta molto di più, altri obiettivi. Italiano mi dispiace perché è un allenatore che secondo me dovrebbe essere un po' più elastico, cioè i grandi allenatori sono anche elastici, no? Quindi se in questo momento questo 4-3-3 non ti dà quei frutti buoni che tutti sperano, prova in un'altra maniera, cioè nel senso, io per dirti in questa, io non voglio fare l'allenatore, però guarda, ti do anche un consiglio, prova un 4-2-3-1, visto che non hai un regista praticamente che di ruolo, nel senso, non hai una punta veramente di ruolo, questo Jovic mettilo dietro la punta con un 4-2-3-1, insomma, prova un'altra soluzione. Prova un'altra soluzione. Scusa Gabriele, interrompo solo per questo, c'è un ascoltatore che ci ha detto prima che il problema non è solo davanti ma è anche dietro, quindi vuol dire che purtroppo la squadra non funziona in tanti reparti, soprattutto nei reparti nevralgici, perché se davanti non fai gol e in difesa dividi è un problema. Allora, guardiamo ed ascoltiamo il servizio pre-match di domani Fiorentina-Inter di Gabriele Taverni. Dopo il pareggio in terra pugliese contro il Lecce, la Fiorentina torna in campo in campionato, dove domani sera alle 20.45 ospiterà l'Inter tra le mura del Franchi. Per i gigliati la posta in palio si moltiplica, battere la squadra di Simone Inzaghi significherebbe non solo 3 punti fondamentali per la classifica, ma anche e soprattutto un'importante iniezione di fiducia. Fiducia di cui la Fiorentina ha bisogno per ritrovare convinzione e brillantezza lo scorso anno alla base del 7° posto finale, e quella di domani può essere anche la partita del riscatto per la Fiorentina contro una big. Finora 2 punti tra Napoli, Juventus, Atalanta e Lazio, un bottino misero evidenziato anche da un unico gol segnato contro la squadra di Allegri. Nel consueto 4-3-3 d'italiano, davanti a Terracciano ci saranno Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi. Amrabat, dopo un turno di squalifica, tornerà al suo posto di vertice basso e sarà sostenuto da Baracca a sinistra e Bonaventura a destra. Kwame e Nico Gonzalez saranno gli alfieri di Artur Cabral, che prenderà il posto dell'acciaccato Jovic. Le parole del portiere Pietro Terracciano a poche ore da Fiorentina-Inter. L'anno scorso ci siamo entrati nelle 7 sorelle, quindi dovremmo avere la stessa continuità che abbiamo avuto l'anno scorso di risultati e di prestazioni. Sarà sicuramente una bellissima partita. Abbiamo voglia di far bene contro una grande squadra, sarà difficile, però giochiamo in casa e questo deve essere un motivo in più per far bene, per metterli in difficoltà e provare a vincere. Speriamo che la Fiorentina possa mettere in difficoltà l'Inter. Abbiamo un'altra grafica con una croce rossa, ovvero rappresenta l'infermeria della Fiorentina ad oggi. Allora, sì. Jovic, prima Giulio ci hai un po' spiegato la situazione. In più abbiamo Castrovilli, Malè, Sottil e... Ah, perché come fortuna ho detto anche Malè?
Questo sono... No, sta bene, ha avuto qualche problema fisico, perché tra tanto che è rimasto fuori radar, da... Lui è sparito dai radar, tra l'altro tipo le prime 8 partite, 7 da titolare, poi non ne ha giocata più nemmeno una, almeno dal primo minuto. Ha avuto qualche problema fisico, un affaticamento muscolare, però adesso ha recuperato, non sta bene comunque, sono scelte tecniche il motivo per cui non gioca titolare, però non avrebbe giocato dal primo minuto. Non stavo rimpiangendo anche... la presenza di Malè in campo, stavo dicendo dove è andata a finire. Però in alcune partite non aveva fatto malissimo. Sì, per il livello dei verdi, rossi, gialli e blu, per forza. Ma dove sono Barak e Biraghi tra il rosso e il verde? No, però Biraghi, Biraghi è inclassificabile. L'arancione. Biraghi lo metto nel grigio perenne. Bello questo, bello, Gabri. No. Bello. Ma perché Biraghi, cioè, se non si parli... Grigio fumo di Londra. Vedi, questa è poesia. Questa è già troppo poesia, è meglio il tuo. No, però da Biraghi, nel senso, cosa si può commentare? Un giocatore, se io vado a rivedere quello che ci sapeva prima, ragazzi, i giocatori che ci sapevano prima, è normale che vedo, porca miseria, ma chi ci sa adesso? Chi ci sa? Ma questo vale per tutti, però adesso Biraghi è in meno peggio, nel senso, è in meno peggio. Vorrei dire che ieri ricorreva il famoso 4-2. Che se leggi le formazioni c'era un Pasquale, ti viene i brividi. Che scherzi. Sì, Castrovilli invece quando rientrerà dopo la pausa? Giulio lo sa meglio di tutti, secondo me. Sì, gennaio 2023. Esatto, sicuramente non l'inizio prima. Dell'anno, no? Esatto. E lui potrà essere un giocatore. Una risorsa importante. Importante per questa La speranza che rientri bene, perché vi ricordate dopo ci vorrà un stop dell'anno scorso quanto come ci è voluto. Cioè, secondo me io non lo conterei veramente. E poi bisogna vedere anche in che realtà entra. Spingo a rientrare e a fare bene. Perché no, quello sicuramente. Basta poco, esatto, fa bene. Certo, per la Fiorentina, ma anche per lui stesso. Perché Castrovilli, secondo me, è un giocatore vero, un giocatore che ha una quotazione, ma soprattutto io credo sia anche molto attaccato alla maglia. Penso che in questo periodo gli abbia fatto veramente male. Quindi io mi auguro che possa rientrare presto, anche prima magari del previsto. No, perché si riparte il 4 gennaio il campionato, quindi... Nella pausa spero forse che possa rientrare Riccardo bene, cioè già pronto per essere. Sai che cosa sarà fondamentale? Che rientri, ma lo dico perché ci credo, in una Fiorentina tranquilla. Perché la Fiorentina il 4 gennaio mi auguro di non sia tranquilla, tranquillissima, e che quindi sia in zona Champions. Allora rientri in quella squadra, è tutto. Guarda Riccardo, se Sonia ti guarda gennaio, abbia pusher, perché se rientra della roba. Perché se rientri in difficoltà, un giocatore di Castrovilli può soffrire. È una data anche abbastanza particolare, perché te c'hai il campionato, poi c'è un'altra partita mi sembra, e poi l'11 c'hai la partita di Coppa Italia. La Coppa Italia, che quindi buona. Voglio dire, 18? Non è che 18. A me faccia impazzire la Coppa Italia, però a un certo momento, se è l'unica cosa che alla fine ti potrebbe rimanere, spero tu vada avanti. La Sampdoria ieri ha penato moltissimo. Poi turno secco, ragazzi. Quindi certo, ma ieri la Sampdoria per battere l'Ascoli 23 ha rigori. 23 calci di rigore. 23 rigori? Sì, ha vinto 11 a 10. E l'ho guardata all'inizio e poi ho perso di vista. 11 a 10 dopo che la partita era finita 1-1, la partita regolare, sì, e i supplementari 2-2. E poi hanno battuto i rigori, ha sbagliato il rigore il portiere. E appunto 11 a 10 per la Sampdoria, per cui insomma, le partite di Coppa Italia non sono degli scherzi, ecco, questo voglio dire. Comunque tornando sull'infermeria, allora sì, dalla trasferta contro Lecce non sono stati convocati Malè e Gollini, che però fortunatamente hanno recuperato, infatti sono stati convocati per domani sera. Jovic ha avuto questo problema fisico che l'ha costretto a uscire dalla gara contro i pugliesi anzitempo, ma adesso sta bene, non per partire titolare. Castrovilli, io spero di vederlo convocato per il Monza, anche se ancora è troppo presto per poterlo dire. E c'è anche un dato, Greta, molto interessante sulla Fiorentina, che fa capire anche i problemi e
che sta vivendo sotto l'aspetto fisico la squadra italiana e forse anche i problemi che ha avuto questa preparazione, che non voglio dire sbagliata, ma forse qualcosa poteva essere fatto meglio, perché la Fiorentina è appunto la squadra che ha 25 infortuni tra acciacchi, cose più serie, anche superiori ai 2 mesi, 25 infortuni, meglio di loro, tra virgolette meglio, c'è soltanto la Juventus che ne ha 27, quindi la Fiorentina in questo momento è al secondo posto, che se si conta tutti gli acciacchi che hanno avuto Milenkovic e Nico González, le varie ricadute, esatto, che ci ha avuto, ti fa capire appunto il grave momento che sta vivendo la Fiorentina. In questa particolare classifica, quelli messi meglio, che quindi invidiamo molto, che hanno avuto solamente 9 acciacchi, quindi praticamente 14 in meno della Fiorentina, sono il Bologna. Ecco, almeno un dato interessante, non troppo positivo per la Viola. Per quanto riguarda invece l'Inter, indisponibili abbiamo Brozovic, Dalbert, Lukaku, Gagliardini e Handanovic. Uguale. Guarderei insieme a te le formazioni. La Fiorentina, Lukaku però hanno detto da Milano che potrebbe, però... non dovrebbe giocare. Sì, sì, infatti è l'infermeria. Indisponibile, infermeria. No, diciamo... Allora, Fiorentina, Terracciani in porta, Dodò, Milenkovic, Quarta e Biraghi. Davanti 4-3-3 ovviamente Bonaventura, Amrabat e Barak, mentre possiamo dire in attacco abbiamo al centro Kwame, poi González e Ikoné. La formazione dell'Inter, che apparirà anche questa, ci leggerai tu Giulio Falciai, ci dici se può essere quella esatta. Allora, sì, sicuramente ci sarà il 3-5-2 con Onana tra i pali, rimandato il ritorno di Lukaku che, se tutto va bene, a questo punto tornerà in panchina contro il Plosen. Allora, Onana appunto in porta, difesa 3, Skriniar, De Vrij, Acerbi, attenzione anche a Bastoni che potrebbe giocare al posto di uno dei due tra De Vrij e Acerbi. Sul centrocampo ci sono tanti dubbi, sì, gli esterni dovrebbero essere Dumfries e Di Marco, però a centrocampo potrebbe esserci anche la sorpresa Aslani, magari al posto di Çalhanoğlu con, scusate, di Mkhitaryan con Çalhanoğlu e Barella inamovibili. In attacco Lautaro, Martinez e Dzeko, però attenzione anche a Correa che potrebbe insidiare il bosniaco al fianco di Lautaro. Allora Sonia, guardando e ascoltando queste due formazioni a confronto, alle spalle, così la vedo. La rosa non è paragonabile. Cosa ti aspetti da questa Viola? Cioè, che mi aspetto? Mi aspetterei che facessero una bella vittoria e si riprendesse una strada un attimino più diritta, che non questa, tutte curve, la ci fa venire voglia di vomitare, ma per le curve, non vorrei offendere nessuno. A Torino, aspetta Giulio. Cambia il risultato, è arrivato il tris della Juventus, 3-0, gol di testa di Adrien Rabiot. Però sono brutti, mamma, tanto sono brutti. Vabbè, a prescindere. Soprattutto quando esulta. Mamma, anche quando inquadrano il pubblico, mamma mia, quanto sono brutti, mi amo e noi. E quindi, ma aspetto che si svolti, però il problema è che, a parte sono solo fra virgolette 10 giornate, solo perché vorrei, ma se si diceva, ne parlavamo prima nell'intervallo, dopo la vittoria di Edimburgo, il famoso tirati su, dite voi, che ci si aspettava, vedrai con la Lazio la prova di 9, vediamo se pam, la botta, bene qui il Hertz, ce lo mandassero, mi ha detto il nostro ascoltatore, una volta al mese per sollevarci il morale. Bene, 5 gol, e vabbè, ora Lecce, ragazzi, Lecce, si asfaltano, si è ripresi vivo, 1-1. Cioè, è l'ottimismo e il sapore della vita, ma è d'una complicazione essere ottimisti. La mia fede, Viola, mi porta a pensare che io vinco sempre anche se gioco il Real Madrid, va bene? Poi certo, mi sveglio dal sogno tifoso e dico, no, è decisamente complicato. Sarebbe bello, perché è il discorso di fare anche una bella vittoria contro una squadra importante. Se fermi il Napoli o fermi la Juve, sì, vabbè, si è fermato, poi si perdono le squadre più piccine. Ma vincere con l'Inter potrebbe servirci, ci servirebbe tanto. Però ragazzi, leggi la formazione...
E formazione della viola invece cosa ne pensate? Quella deve essere, cioè, io vedo, però io ragazzi non sono sicuro che non giochi Cabral, io credo che qua Messi esterno e Cabral nel mezzo. Perfetto, secondo me anch'io. Io allora, a destra e Cabral io credo sia questa, il centrocampo è questo, la difesa è questa, però davanti io credo ci sia Cabral e non ci sia Iconé, quindi qua me torni sulla fascia, io credo sia questa anch'io. Ecco, non è, anche perché è diventata talmente prevedibile nell'imprevedibilità che solo quella squadra che stiamo dicendo può fare un po' male. Qui ragazzi, se riparte con Iconé e Kwame poi lo porti a fare solo il centravanti, ma non può essere così cattivo in mezzo a quella difesa che abbiamo visto dell'Inter, rischi di perderlo anche. Quindi Kwame facciamolo sfogare un po' sull'esterno, portare palloni, magari tagliare e forse da una mano anche a Cabral. Questo. Anche perché abbiamo considerato il fatto che nella partita l'avesse fatto giocare l'ultima volta, aveva sostituito Cabral negli ultimi 5 minuti. Va bene fare una scelta su, però è chiaro che se poi mi leva Vlahovic, io darei per scontato che il sostituto naturale fosse Cabral. Certo. Ecco, se nella situazione in cui Vlahovic non è in forma, direi che forse dovrebbe giocare Cabral, perché non è che abbiamo Ronaldo, no? Abbiamo, non hai neanche tante. Però anche alla fine è un calciatore della Fiorentina, ecco. È un patrimonio della Fiorentina. E quindi dovremmo giocare con lui. Purtroppo non ci dà sicurezza nessuno per l'attacco della Fiorentina. Non abbiamo un calciatore che puntiamo su di lui e quello ci risolve le partite. Ci sapeva, ma ora gioca lì. Quindi non abbiamo un attaccante degno di nota. Quindi bisogna fare quel che ci sta. Sai come diceva la mia nonna Sonia? Dice, cosa preferisci, il pan secco o il pan raffermo? Appunto. Gabriele, un voto a questa formazione dell'Inter rispetto a quella della Fiorentina e la difficoltà di questo match? Io ti dico, la difficoltà è tanta, come appunto abbiamo anticipato, dalla prevedibilità della Fiorentina. Poi io ti dico la verità, mi aspetto anche una bella partita, mi aspetto una bella partita, una Fiorentina che non si farà mettere sotto. Però il rischio è quello, il rischio con questa difesa alta che l'Inter ti aspetti, ti fa fare il tuo solito gioco e poi ti di contropiede. Ho paura di rivedere una partita quasi come quella della Lazio, ecco. Quindi il rischio è quello lì. Poi io vedevo le due formazioni e dicevo, vedi però anche lì, no, la formazione dell'Inter secondo me è fatta con un filo logico, nel senso con un calcio mercato fatto insieme all'allenatore, insieme al suo modo di giocare. Io vedevo le due punte, cioè abbiamo un Lautaro che è più uno che non ti fa, diciamo, non ti dà punti di riferimento, con accanto un Dzeko che invece ti dà punti di riferimento, quindi è un perno, è un attaccante alla vecchia maniera, è un, possiamo dire anche delle garanzie, al di là dei nomi, ma proprio il tipo di giocatore, ecco, dal punto di vista tattico, che si avvicina all'allenatore. Io vedo la Fiorentina, vedo un Amrabat ambientato lì, ma non è il suo. Vedo un Kwame in questo momento qui, e vediamo un Kwame adattato a fare la prima punta, non è una prima punta, quindi vedo dei giocatori adattati, e quindi questo, l'adattamento ci può essere in delle fasi di emergenza, non ci può essere in ogni partita. Quindi se te l'adattamento lo hai dall'inizio alla fine di tutta la stagione, allora lì diventa un problema, perché un ruolo, quindi un giocatore si adatta, non potrà mai fare quello che è la sua è natura. Il suo ruolo, la sua natura. Qual è il problema della partita di domani? Anche lo schieramento, anche il modulo dell'Inter, i 5 centrocampisti, sono quelli che, esatto, la cerniera ti fanno la testuggine a tre quarti di campo, te ci sbatti contro e rischi poi di pigliare la ripartenza. E questo è il punto. E la Fiorentina davanti, se gioca Cabral, forse diciamo che almeno un elemento di disturbo nella difesa dell'Inter ci può essere, perché il giocatore comunque, anche se sta lì, se stesse lì come un piolo, però comunque è uno da marcare. Se ci metti Kwame, ho paura che Kwame non venga in qualche modo neutralizzato in quel ruolo lì. Kwame non è un giocatore che deve stare statico davanti, giocatore che deve muoversi, va anche indietro se c'è bisogno e poi ti fornisce dei palloni. Poi se capita in area di rigore, gli arriva il pallone di testa o anche di piattone, lo mette dentro e va bene.
oppure scappa come contro la Juventus, riesce a fare la fuga, arriva davanti al portiere e ti fa, gol. Il magico pareggio. Però, ripeto, l'Inter è una squadra scafata, una squadra che avvezza, un Inter che riesce a fare un partitone a Barcellona portando via un 3-3 che poteva essere un 3-2 tranquillo alla fine, tranquillo no, ma insomma un bel 3-2. Ecco, è una squadra che a Firenze, l'Inter affamata di punti, ti viene a fare una partita cattivissima. Ecco, questa è la mia preoccupazione. Non c'è una Fiorentina tecnicamente attrezzata, se te prendi uno contro uno non ce la fai. Se riesci magicamente a tirar fuori da una squadra che non è il massimo dal punto di vista individuale, però riesci a motivarla, allora puoi anche fare il partitone. Ma ripeto, è una situazione molto difficile perché guardando il calendario, dopo l'Inter te devi giocare la partita di Conference League contro i turchi. Che non è semplice, che non è semplice per niente, dovresti vincere quella partita lì perché poi potresti pensare, sperare di vincere il girone, quindi non affrontare chi scende dall'Europa League. Poi dopo vai a Spezia e lì è un problema, un altro problema grosso. Poi dopo hai la partita di Riga in Lettonia, quindi hai la trasferta, e non è una cosa semplice andare in Lettonia, quindi ci sono voli da prendere, e poi vai a giocare contro la Sampdoria. Cioè, dopo l'Inter hai Spezia e Sampdoria in campionato. Stiamo a dire le partite quasi più difficili, no? Diventano difficili soprattutto se tu non dovessi vincere con l'Inter. O che pareggiare, perché anche un pareggio. Pareggiare, vabbè, l'Inter. Certo, se fai un buon pareggio alla fine, però il pareggio ti lascia in una posizione di classifica assolutamente difficile. Ecco, questo che bisogna valutare. Sì, a proposito di questo probabile 11, ovviamente lasciamo aperto qualche ballottaggio perché indovinare le scelte di Vincenzo Italiano è sempre difficile. Porta credo difesa. Mai le abbiamo azzeccate. Sì, le forse di... una volta. Galli qualche volta l'ha azzeccata. Una volta. Due volte. Due. Però sì. No, comunque sì, la porta e la difesa sono queste. Terracciano, Dodò, Milenkovic e quarta. Insieme a Biraghi in difesa, centrocampo, attenzione a Mandragora che ha avuto qualche problema fisico durante la settimana, soprattutto alla caviglia, però potrebbe essere una soluzione perché lui insieme a Amrabat ha portato 3 vittorie su 4, solo contro la Lazio non è arrivata la vittoria, mentre Mandragora da solo senza Amrabat la Fiorentina ha sempre perso. Quindi viaggiano in coppia? Vieni a pigliarli in coppia se no è un problema. Sì, esatto, esatto. Come siamo messi. E invece sì, Bonaventura mezzala destra penso sia una certezza. Intanto poi è arrivato il 4-0 della Juventus, quindi partita ampiamente chiusa, oltre, visto che siamo al 94esimo. Iconé non credo che giochi. Al momento sono dell'idea di Riccardo, ovvero quella che possa essere data una chance a Cabral, anche perché contro Lecce ha mostrato qualche segnale, 2 gol annullati, un bel assist per Kwame, quindi chissà che non possa toccare proprio al brasiliano prendere il posto di Luka Jovic, in quel caso ovviamente Kwame sulla sinistra e Nico Gonzalez sulla destra. Numeri a confronto e commenti subito dopo questa breve pausa. Lavora con noi. CAF CGL Toscana ricerca e seleziona personale da inserire nell'organico per le attività di assistenza fiscale. Compila il form su cafcgltoscana.it nella sezione Lavora con noi. CAF CGL Toscana, servizi fiscali con semplicità. Organico. Plastica, lattine e vetro.
carta e cartone. Raccolta differenziata. Falla bene, per te, per l'ambiente. Seitoscana.it. Vieni nel posto giusto. Dal 2003 Franchising Mercatino è presente in Piazza Mercato Nuovo 3 a Prato. Puoi vendere il tuo usato esponendolo gratuitamente e ricavando dal 50 al 70% su abbigliamento, oggettistica, libri, mobili, fumetti, dischi, elettrodomestici e tanto altro. Compra nel nostro negozio, potrai scegliere tra migliaia di oggetti usati selezionati. Il centro di ascolto fornisce informazioni e orientamento alla persona con disturbo da gioco d'azzardo, ai suoi familiari e agli operatori sanitari. Il numero verde regionale offre un servizio di primo ascolto e supporto psicologico, organizzando, qualora necessario, anche l'accesso al percorso gratuito dell'azienda sanitaria. In collaborazione con i SERD, i servizi per le dipendenze, accogliamo la persona, anche chi presenta comportamenti a rischio correlati al gioco d'azzardo come il consumo di alcol, di sostanze stupefacenti e di tabacco. Vincere al gioco d'azzardo non dipende dalla tua abilità, è puramente casuale e non hai alcuna possibilità di influire sul risultato. Senti che il gioco sta rovinando sempre più la tua vita? Non sai con chi parlarne? Hai provato a smettere ma non ci sei riuscito? Hai paura a chiedere aiuto? Gli psicologi del centro di ascolto sono pronti ad aiutarti, parlane con loro in totale anonimato. Il numero verde regionale 800 88 1515 è attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Allora, vorrei sentire un po' di pareri da casa da te, Giulio Falciai, e poi ci prepariamo con questi numeri a confronto Fiorentina e Inter, che fanno un po' impressione. Esatto, ringrazio il presidente calabro americano, i giocatori buoni li ha spolverati tutti, ora ci resta il nulla assoluto. Se giochi con Barak e Bonaventura contro Mkhitaryan e Çalhanoğlu non la vedi mai a centrocampo, sulle fasce poi Dumfries contro Biraghi è veramente improponibile. Gli Hart scozzesi, se fossero in Italia, sarebbero forse in fondo alla classifica della Serie B oppure addirittura in Lega Pro. Detto sempre da Sonia. C'è gente no, che non l'ho detto io. No, nel senso, però la penso. Eh beh, ma mi sembra palese, via, se no veramente se ci si esalta per queste partite qui siamo veramente dai. C'è gente che in infermeria ha Pogba, Chiesa, Di Maria, Immobile, Magnan, Anguissà, Dybala e Brozovic. E voi mettete Castrovilli, Malè e Sottile. Hai ragione, un po' di hai dignità. Ragione. Questo era bellino. Hai ragione. Ah, numeri, guardiamo a confronto. E ci infamano come per l'infermeria, io te lo dico. Allora, li guardiamo anche in grafica. Fiorentina, come abbiamo detto, è tredicesima con 10 punti, mentre l'Inter settimo posto con 18 punti, ora ottavo posto visto la vittoria della Juventus. Risultati 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, quelli della Viola, mentre l'Inter 6 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte. Gol fatti della Fiorentina 8, mentre l'Inter ben 10 gol in più in questa parte di stagione. Gol subiti 12 della Viola, 14 dell'Inter. Media punti in casa della Fiorentina 1,6, in trasferta l'Inter 1,2. Miglior marcatore, come abbiamo detto anche all'inizio, Kwame, mentre per l'Inter con 4 gol è Lautaro Martinez. Questa, penso, Greta, è... A me mi ha colpito molto i gol fatti e i gol subiti, è un po' la legge di Zeman, secondo me, quella dell'Inter, fare un gol in più dell'avversario, quindi nonostante ne abbiano subiti veramente tanti, che, anzi più di noi, non pensavo sinceramente, però ne hanno fatti anche sì, gol subiti 14 e la Viola scusa, mi stavo guardando, quindi bene sotto. O male, però il problema è che ne hanno fatti anche veramente tanti, quindi è lì che si giocherà, è lì che si giocherà la partita, perché la Fiorentina è vero ne subisce tanti, però non ne fa, e quindi quella è la differenza maggiore secondo me in questo momento. Poi c'è questo zero pareggio che per la legge dei numeri dovrebbe poi arrivare, però è anche vero che per la legge dei numeri noi ne abbiamo fatti anche veramente tanti questi pareggi, quindi
Io però mi aspetto, ti dico la verità, una Fiorentina che giocherà la sua partita, io spero bene, spero bene, con il comando del gioco, però deve veramente, non può veramente sbagliare niente, cioè soprattutto dietro. Deve fare una bella prestazione con risultato. E poi con queste squadre le occasioni che hai te le devi concretizzare e devi essere non attenta dietro, di più, non devi concedere niente perché loro basta un errore e loro ti puttano. Quindi te lo dimostrano proprio i dati fatti, i gol fatti che sono 18 contro i nostri 8. Numero più... No, allora se ne voglio un altro, le 6 vittorie a 2, 6 vittorie l'Inter e 2 la Fiorentina, e ecco dove va a formarsi la classifica. Obiettivamente messa a confronto la partita su questi numeri può prendere davvero tante pieghe. Gabriele ha detto bene, Zeman e tutto, ricordiamoci il vero figlioccio di Zeman doveva essere italiano. Sì, esatto. Infatti, sarebbe dovuto essere più lì, avere fatto 13 gol e subiti 12. Però detto questo, se mi chiedi un numero, le 6 vittorie che pesano tantissimo, all'Inter non pareggia mai fino ad oggi, ha perso come la Fiorentina 4 partite, però ha vinto quelle altre 6, vuol dire tanto, insomma, non aver saltato 4 turni per la sconfitta, non aver mai pareggiato, ma averle vinte tutte le altre, insomma, vuol dire. Sonia. Intanto stavo guardando, scusatemi, la pubblicità della prossima partita della Fiorentina, mettono Milenkovic come calciatore emblematico della nostra squadra, tutto quello abbiamo detto prima, chiaramente rimane Milenkovic, calciatore storico della Fiorentina. Vabbè, che ti devo dire? Ti posso dire che meno gol della Fiorentina li ha fatti solo la Sampdoria, che è ultima in classifica. E questo mi vorrei chiudere così. Credo che sia una cosa molto complicata. Per quel discorso vorrei riprendere un attimino il discorso di Gabriele quando parla delle tante azioni da fare. Ecco, io vorrei che domani sera in sala stampa, se parla, italiano non dicesse abbiamo fatto 25 azioni da gol, la Lazio ne ha fatte solo 6. Abbiamo fatti soffrire. Sì, ecco, quindi tanto per dire che uno poi inevitabilmente non cavolarsi, no? Poi non ci interessa il primato di quante volte tiri, ma ci interesserebbe buttarla dentro. Ed è una cosa che sarà anche possibile, mi auguro che sia possibile. Però purtroppo io sinceramente ultimamente vedo un po' nero. C'è poco da fare. Ma riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno? No, non riesco che abbiamo a vedere la difesa migliore dell'Inter. Mezzo pieno. No, capito, perché qui i primati della Fiorentina non sono anche primati, una media punti in casa migliore della media punti in trasferta. Allora, bello, sono entusiasta. Il numero che a me fa impressione della Fiorentina sono le 2 vittorie. 2 vittorie sole su 10 partite sono veramente poche. E una sulla Cremonese vorrei dire. E quella lì che è regalata al portiere Radu. Sonia, Sandro, ti posso fare appena finito una domanda perché voglio sapere se ti ricordi una data importante, cioè l'ultimo successo della Fiorentina contro l'Inter a quando risale? Furono 9 i gol. Diamogli le opzioni. Oddio. No, quando risale? Avete un'idea, una data? La Fiorentina vinse 5 acqua. La Fiorentina vinse 5. Quella del pallone quello giallo. Scusatemi, la Fiorentina, ascoltate. La Fiorentina quello vinse, è 2012. No. La Fiorentina vinse 5-4 con 4-1. Gol di Astori, doppietta di Babacar e doppietta di Vesino. In quella partita fece tripletta Mauro Icardi. 2016-2017. No. Io le date, figurati, manco mi ricordo il mio anno. Gabriele, 16 o 17? È una delle due. Devi dirlo. È l'ultima vittoria della Fiorentina contro l'Inter. Ma è quella, non è quella del pallone e quello infatti, giallo. Il pallone è quello giallo è di 10 anni lì si vinse 4-1. Sì, 2013. Lì si vinse 4-1. Esatto. 5-4 mi sembra. 5-4, sì, ora mi ricordo che sbagliò il rigore. Non è tanto tempo fa. Sbagliò il rigore Bernardeschi. Ti sai la data? Sì. Vabbè, abbiamo montato insieme la scaletta.
Allora vabbè, io... dai, provate, dai, provate. No, io allora, tiro. C'era Babacar, quindi non è tanto tempo fa. 16-17. Sì. 2017? Risale al 22 aprile 2017. Sì. Bravo, Sam. Quindi speriamo che il 22 di ottobre la Fiorentina possa tornare. Si attacca ai lilli di Lallo, come diceva Marasco. Questo l'aggiungo io, però in un... Però se ti può aiutare per gli scaramantici, c'è lo stesso arbitro di quel 5-4, Valeri. Io ti voglio sempre adottare, guarda, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Io ti voglio adottare. Io sarei molto contento se quel 2 domani sera diventasse 3. Perché figurati. Quel 2 è un, diciamo, è un numero molto deprimente. Te non puoi in 10 partite vincerne 2 sole in un campionato dove i punti dove la vittoria vale 3 punti. Una volta magari con 2 punti soli in caso di vittoria ti barcamenavi meglio, ma ora, siccome si privilegia la vittoria, ecco, i 3 punti te li hai presi 2 volte solo e ti trovi in una posizione di classifica imbarazzante, se non di più. Quindi, ribadisco, bisogna che la Fiorentina sia punta nell'orgoglio e domani sera riesca a fare una partita al di sopra delle sue possibilità, molto al di sopra. Perché altrimenti questa Inter non la batti. Questa Inter però, attenzione, è andata a prendere 4 gol, se non sbaglio Riccardo, a Udine contro l'Udinese. Sì. Però un Udinese diverso. Diversa da quella che la Fiorentina, diciamo così, non riuscì a battere e nemmeno a pareggiare perché si prese un gol strano e si perse la partita. L'Inter a Udine ne ha presa addirittura 4, quindi ci sta, non dico che la Fiorentina in questo è meglio dell'Inter perché ha perso solo 1-0 contro l'Udinese, ma dico che ci sono partite in cui tu puoi dare una, diciamo, una prestazione diversa, ecco, rispetto anche a un avversario che ti viene dalle condizioni in cui si presenta l'avversario. Davanti Dzeko e Lautaro Martinez a me fanno paura tutte e due, ovviamente. Correa, beh, alla fine anche lui, ma ripeto, i nomi Dzeko e Lautaro Martinez sono due punte che chiaramente fanno impressione. Ci vuole una Fiorentina che superi se stessa e riesca a fare il risultato, addirittura secondo me a vincere. Se non lo dovesse fare, allora attenzione, perché questo rischia di essere un campionato davvero, davvero da lacrime e sangue, perché, ripeto, dopo l'Inter te vai a Spezia e vai a giocare contro la Sampdoria. Nel mezzo c'hai anche le due partite di Conference League. Quindi, ecco, devi per forza domani sera ottenere un qualcosa che di solito non riesci a fare. Devi fare molto meglio. È come se tu arrivassi all'esame finale, Riccardo, un anno scolastico, deve arrivare in fondo e far vedere la prestazione perfetta, l'esame perfetto, ecco, è questo. Ricordatevi sempre di accendere un cero a San Radu da Bucarest, perché senza di lui saremmo stati quartultimi. Infatti, lo stavo dicendo mentre parlava della vittoria della Cremonese. La vittoria della Cremonese fu per quell'erroraccio, per fortuna, ripeto, di Radu nella prima partita con la Cremonese. Contro la Cremonese, ma ripeto, le due partite, è quello è il numero che fa più impressione, che fa più paura. Fa più impressione, sì. Allora, io credo che dovreste rivalutare la santificazione di Italiano. Alla fine ha fatto 62 punti in 38 partite. Non stiamo parlando della pietà di Michelangelo. Questo mercato di gennaio... anche oggi però sono simpatici. Sì, esatto. Questo mercato di gennaio, anche per il post-mondiale, sarà un mercato anomalo e difficile, ma soprattutto con i giocatori buoni rivalutati dal mondiale. Questo significa che per trovare punte buone ci vorranno almeno 30-40 milioni. Jovic ed in modo particolare Cabral, visto che qui da gennaio 2022, non sono buoni, li ha provati e riprovati di continuo. Io vorrei fare una domanda a Sonia Gnichini. Parlano di mercato attaccanti. Nel tuo articolo, nell'ultimo articolo, hai parlato di un calciatore in prestito. Diciamo, ho fatto un Kakorin, un pezzo di colore, perché non è che ci sia grandi cose da dire sulla Fiorentina. Ecco, Kakorin sta facendo dei gol nel campionato greco. Sì, Riccardo, mi guarda cosa fa. A me aveva fatto veramente sorridere, te lo giuro, le dichiarazioni che ha rilasciato di Vlahovic, il fatto che ha detto che lui superava sempre in allenamento
Vlahovic. Te ne hai visti gli allenamenti? Lo puoi sapere? No, che ne so, io mi fido. Magari è vero. Ma magari è vero, ma magari è vero, ma magari sono scemi tutti gli allenatori che si è avuto, vabbè, visto che sono girati diversi, no? Quando era nella Fiorentina, scusate. O cioè, io l'ho presa a ridere perché ho trovato veramente esilarante questi due o tre giorni, almeno qualcosa di simpatico si è sentito dire, che lui ha detto che l'allenatore non ha avuto fiducia in lui, e lui quando è arrivato alla Fiorentina era sano e era vegeto in tutte le onde. Quindi dico, ma alla Fiorentina fanno male gli allenamenti, l'hanno stroncato tutto, gli allenatori sono incapaci, incoscienti, incompetenti, e nessuno ha visto in lui queste doti stratosferiche, come avrà fatto Vlahovic, ecco perché giocava bene, ma il fiato sul collo di Horin che faceva, se un tu segni poi entro io, ragazzi. Era un pezzo veramente per stemperare il periodo veramente triste, ho detto che mi sembra di aver titolato, è difficile ma ci è riuscito, ha fatto ridere tutto il popolo viola, perché prendiamola così. Di contro io gli auguro lunga vita a Alexander Kokorin, perché se segna, fa assist, fa bene, troveremo qualche, senza offesa, in sento benefico fiorentino, qualche grullo che lo compra, perché quello era comprare un giocatore come stava comprato Kokorin, perché non si sa, oppure Pradelli spieghi a un'eventuale società cosa loro hanno visto in Kokorin per cercare di rivenderlo. Lunga vita a Sasha Kokorin, dove si trova? A proposito di simpatia dei tifosi, scusami Greta, questo lo devo leggere per assolutamente forza. Vedere giocare la Fiorentina, ci scrive questo tifoso, oggi è come guardare il microonde in funzione e appassionarsi alla trama. Beh, dipende da che scene il microonde. Ci vuole veramente. Appassionarsi alla trama. Alla trama. Belle poesie. No, io Greta, che ti posso dire su Kokorin, Massimo, ma la mia è stata, cioè non era niente di importante, Kokorin. Era una cosa simpatica, Kokorin, no certo, ovviamente almeno qualcosa si è per parlato per chiudere, sì, sorridendo, visto insomma, ma numeri. Magari fa come Kwame, che fa il prestito in cui fa tantissimi gol, certo, torna ed è uno dei migliori della rosa, ce l'ha fino al 2024. Ora io non voglio discutere le doti tecniche tra Vlahovic e Kokorin, perché comunque parla dal campo e tutto, però sicuramente c'è un ambiente non molto sereno, questo gli posso dare ragione. Io per dirti, sto vedendo adesso il preparatore portieri, che è andato via un po' in malo modo, cacciato sicuramente per avrà avuto i suoi motivi, italiano, però insomma c'è stato dei battibecchi sui social, il fratello non ha risparmiate verso italiano, quindi nel senso un clima pesante nella Fiorentina e c'è. E secondo me la cosa più brutta è questo, cioè Greta, i problemi, se c'è un clima pesante, non si risolvono. La prima cosa è il clima, la ciò serenità. Ciò che lo risolve forse il risultato, no? Portare sì, però il risultato viene di conseguenza. Se la squadra gioca serena, in un ambiente sereno, leggero, tranquillo, il risultato piano piano arriva. Io invece sento pesantezza, ognuno qui c'è da stare attenti a come si parla, quindi bisognerebbe essere un po' più tranquilli, loro e leggeri. Secondo me la felicità è la prima cosa. Prima di chiudere vorrei sapere il pronostico. Riccardo Galli, la nazione? Allora andiamo contro tutto e contro tutti. Diciamo, visto io temo che l'Inter segni, mi auguro che la Fiorentina segni, io dico finisce 0-0. Un primo pareggio dell'Inter. Vabbè, dai, io l'Inter fa paura perché segna tanto, noi vogliamo che la Fiorentina segni tanto, fermiamoci allo 0-0 e andiamo con via. La differenza è che questa cosa che ti ha detto, che l'Inter segna tanto, 0 è complicato, la Fiorentina non segna 0, si arriva subito. Una delle due si azzecca per forse. Eh sì, assai, come direbbe Rocco, assai proprio. Vai, diciamo 0-0. Oh, Gesù, perché voglio andare via? Io rimango sullo scaramantico pareggio, più scaramantico di così si muore contro l'Inter. Greta, io da cuore viola non mi metto dietro la porta, non mi metto, guarda, forse centrale, in maratona più verso il centrocampo, perché ho paura poi da dove si difende se ne vedo troppi. Quindi io ti dico, dai, spero in un, posso prendermi un 1x? Una doppia? 1x è proprio... Ma pigliati che ti fai una sasciata. Mi piglio una doppia, vai, 1x. Sandro. E ho paura che l'attacco dell'Inter un gol lo trovi. Uno più di uno. Un gol, ma insomma, io non lo so, ma spero che la Fiorentina perlomeno, se prende un gol, lo rifaccia, e magari nel finale, chi lo sa, Kwame che spunta improvvisamente come la sorpresa dall'uovo di Pasqua,
glielo mette dentro e si vince 2-1. Però ripeto, questo è un sogno, perché la razionalità vorrebbe un altro tipo di pronostico. Diciamo, sogniamo, cerchiamo di sognare, ecco, e quindi sogniamo che la Fiorentina riesce a tirar fuori la super partita e a dare quella soddisfazione che nemmeno l'allenatore in conferenza stampa riesce a dare. Giulio, il tuo? Io provo la tattica inversa, secondo me si perde. Così. Un ottimista, nessuno l'ha mai detto. Lui è quello che dei Michele, la tattica inversa. No, pensa che noi siamo di mezzo voto. È anche bugiardo. Grazie mille a tutti, grazie a Riccardo Galli, grazie. La Nazione. Buonanotte, ci vediamo venerdì prossimo. Sonia Nichini, la signora in viola, su Firenze Viola, tutti gli articoli anche nel post partita. Vi saluto, ci vediamo la prossima settimana. Gabriele Mastropietro, il post sui tuoi canali Instagram per commentare i risultati del match, ultimamente non troppo positivi, no? Video, però facile. Simpatici. Sì, che si deve fare. Sandro Bennucci su Firenze Post, 4 minuti. 4, 5, 3 secondo minuti. Secondo me tra un quarto d'ora c'è già. Io prima della partita. Fammi dire una cosa che non ho detto, ma proprio rapidissima. Sì. Ecco, come Associazione Stampa Toscana e Ussi, Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi, abbiamo chiesto al Comune e alla Fiorentina di dedicare a Alessandro Rialti, Ciccio, la tribuna stampa dello stadio. Sono 2 anni che lo chiediamo. Oggi c'è stato un bellissimo pezzo sul Corriere dello Sport di Alberto Polverosi che ripropone la questione. Il Comune ci ha telefonato dicendo che farà di tutto. Ecco, fai di tutto, Comune, Nardella, perché e lo faccia anche la Fiorentina, mettetevi d'accordo e dedichiamo informalmente, almeno anche se non si può con tutti i crismi perché c'è una legge, vabbè, però informalmente lo possiamo dedicare. Per noi la tribuna stampa si deve chiamare Ciccio Rialti. Grazie, bellissima iniziativa, grazie mille Sandro Bennucci. Giulio Falciai, a venerdì prossimo. A venerdì Greta, e buona serata a tutti. Ti possono sentire su Radio Bruno e leggere su Firenze Viola e vedere su Toscana TV e vedere ovviamente su Toscana TV. Mamma. Domani per il match di Fiorentina Inter ci sarà Tutto Gol con Andrea Capretti, mentre domenica alle 20:45 con Erika Calvani e Gianmarco Lucherini faranno il punto sul risultato, il post match. Subito dopo Giallo Toscana, io vi auguro una buona serata su Toscana TV.